La CGIL scende in piazza d'Andria per un flash mob contro la violenza sulle donne, scelta come data quella precedente alla giornata nazionale dedicata al tema perché, come ribadisce il sindacato, ogni giorno andrebbe sensibilizzata la popolazione. Scelti come simbolo della manifestazione la farfalla e la matassa di lana. Per noi no alla violenza è tutto l'anno, non è solo il 25. Il messaggio che si vuole dare alla popolazione è attraverso una manifestazione fatta in piazza, quindi il senso è quello di avvicinare tutte le donne e gli uomini che sono sensibili a questa problematica, che non è solamente il sangue che si versa, ma sono anche tante piccole stereotipie che purtroppo esistono ancora e molto spesso noi donne non riusciamo a riconoscere e a denunciarle. Ed è indispensabile sensibilizzare le persone. Due sono i simboli che ho fortemente voluto in questa manifestazione, si chiama farfalle rosse, perché il simbolo della farfalla è il simbolo di un animale delicato che se lo tieni su un pugno della mano, lo chiudi, muore. La farfalla però è anche simbolo di rigenerazione, di rinnovamento ed è quello che noi vogliamo. Ed è la matassa di lana che crea rete tra tutti, è solamente attraverso la rete che noi riusciamo ad affermare i diritti dell'uomo, della donna, dell'essere umano e oserei dire dell'essere vivente, perché la violenza non va attuata su alcuno e alcunché. Un invito, quello della CGIL, a tutte le donne a fare rete, a non restare in silenzio, ribadendo che l'amore non uccide. Fondamentale in questo il supporto delle istituzioni a tutti i livelli, da quelle centrali a quelle di prossimità. L'amministrazione comunale è solidale con questa iniziativa. Certo è un discorso sempre lungo e comunque tutte le formazioni, come dire, le agenzie formative, dalla scuola, dalla famiglia, devono partecipare a questi incontri che dovrebbero essere ripetuti nel tempo affinché si cambi mentalità e, come soleva dire Mia Martini, gli uomini sono figli delle donne, per cui bisogna crederci a questo cambiamento e senz'altro è un inizio che comunque dovrà durare nel tempo. Spero che la cultura venga cambiata e la parità ci sia tra uomo e donna. Thank you.